Ciao Imma. Ciao Bella. Ehi, ciao a tutti. Ciao Renata. Ciao Alessandra. Ehi. Eccola. Ciao, come stai? Ecco, Bentrovata. Tutto bene. mi dice ancora di mandarti richieste di partecipare, va bene, ok. Ciao Renata. Hi everyone. Ciao a Ciao. tutti in Italia e in tutto il mondo. Abbiamo un sacco di gente che ci Wow, sì. Che ci segue anche da fuori d'Italia. Ciao Mimma! Andrea! Hi! Andrea! Ciao Wow, Noemi! che bello! Sì, e ci dicono che, hi everyone, guardano ugualmente i video di Chiacchiere Monolinea perché alla fine capiscono. Sì, nonostante la lingua. Sono bravissimi! Sì. Sono bravissimi! Ciao. Allora, io ho visto scomparire un sacco di comandi. Forse l'ultimo aggiornamento di Instagram avranno migliorato le prestazioni, ma hanno tolto un sacco di cose. Aspetta, voglio vedere. No, Esempio. ok. Perché c'era la possibilità di condividere delle fotografie durante le dirette? Sì, cosa molto utile. Ma adesso forse quando siamo in due non si può più fare, non lo so. Boh. I know, Andrea, you're catching few words because you speak Spanish. I'm so sorry. Va bene. Allora, dai, Allora, iniziamo che stasera una puntata ricca. non so tu, ma io ho fatto un viaggio nella storia questa settimana che mi sono persa nei meandri dell'etere e degli archivi possibili, Sì, immaginabili. devo dire che è stato molto interessante, giusto? Sì, molto molto interessante. Ho scoperto anche cose molto vicine alla mia città che non pensavo, perché oggi ho scoperto addirittura di un manoscritto che è conservato qui a Brescia, e sì, scritto in Carolingia. Ah Dai. sì, quindi tra l'altro ho scaricato il PDF perché è tutto salvato in PDF, non è conservato benissimo perché alcune pagine mancano, alcune pagine sono un po' rovinate, la risoluzione non è perfetta, però comunque dà una bella idea. Ed è comunque un qualcosa Bello. che è molto, nonostante sia lontano del tempo, è molto vicino alla città in cui vivo. E Bellissimo, l'ho scoperto bellissimo. oggi navigando negli archivi di internet. Adesso, tra l'altro, oltre alla foto che abbiamo preparato, io ne ho fatta un'altra da un libro che ho a casa che vi consiglio di regalarvi. Forse me l'avete visto usare diverse volte, non so se si vede tutto, è questo qua. È un tomo pesantissimo perché guardate quanto è grosso, è veramente enorme, costa poco meno di 100 euro, ma li vale tutti e si chiama Calligraphy, l'autore è Claude Mediavilla. Ok. L'avevamo forse già intravisto in qualche diretta, però approfittiamo per dare bene i riferimenti anche di questo testo. Sì. È una cosa, insomma, un pochino più impegnativa come spesa di quello che abbiamo, dei libri, dei testi che abbiamo presentato le altre volte, ma arrivati a questo punto, se uno è interessato, direi che è un buon investimento. Magari uno lo mette nella wish list, come Brava. insegna Noemi, Sì. Sì. no? E Pensa, magari a a volte Natale gli anche in arriva. occasione di compleanno, Natale, eccetera, di festività, magari le persone non sanno che cosa regalarci e noi diamo degli spunti. Esatto. Thank you, Shreya. Carina. E, che cosa ti volevo dire? No, dicevo, ti faccio vedere questa foto che ho Sì. preso dal libro. Adesso la inquadriamo. E lì ci sono, è una mappa di
dove erano gli scriptoria in Europa. Ce ne sono tanti nel nord Italia. Anche nel sud Italia c'erano, tra l'altro è interessante questa cosa perché nel sud dell'Italia la Carolingia si è sviluppata come beneventana. Beneventana. Esatto, e in Italia noi abbiamo una persona che la insegna, Ernesto Casciato insegna beneventana, lui la scrive. Allora, qui è corretto dire che il sud Italia è l'unica zona che dalla scrittura pre-carolingia è saltata direttamente alla beneventana e poi dalla beneventana direttamente al gotico? Guarda, anche io ho capito così, non sono ovviamente una paleografa, quindi non ci metto la mano sul fuoco. Sono tutti i ragionamenti che facciamo ad alta voce, in base esatto, però dalle ricerche che ho fatto anch'io, mi è sembrato proprio di capire che certi influssi ci sono arrivati e certi altri no. E questo ci porta al discorso che volevamo fare questa sera, che è tanto attuale. Sì, molto. Sì, ed è questo qua, del fatto che a seconda del manuale che noi studiamo, del manoscritto che andiamo a prendere, che sia stato scritto in Italia, in Francia, in Germania, in Belgio, eccetera, in Svizzera, la mano dello scriba, del calligrafo, è diversa, no? Quindi, nonostante facessero tutti lo stesso stile, si riconosce che ci sono degli influssi diversi. All'interno degli stessi manoscritti succedeva che cambiassero i calligrafi, perché non tutti, no? Facevano, non è che uno cominciava una pagina e arrivava fino in fondo al manoscritto. Tu vedi il cambio, si nota. Di mano. Esatto, si nota. Siamo macchine, quindi abbiamo la nostra interpretazione? Sì, possiamo dire così. A mano, sì. Se vogliamo usare una parola, a me piace tanto, però non vorrei che fosse fraintesa. La parola unicità, nel senso che davvero ogni persona è unica, che la scrittura trasmette quello che sei tu, come ti stai sentendo in quel momento, c'è dentro davvero tutto nel segno che lasci sulla carta, no? Ci sei tu, c'è il tuo modo di vedere, c'è il tuo modo di interpretare lo spazio, ci sono i tuoi sentimenti di quel giorno, mille cose, ed è splendido, no? Quindi vedere lo stesso stile fatto da me, da te, da un'altra persona, ha delle sfumature. Se si vogliono apprezzare, le lettere sono sempre le stesse, no? Il sistema di scrittura è lo stesso, quindi i canoni che rispettiamo sono sempre gli stessi, ma ognuno di noi mette qualcosa di unico. Esatto, a me piace tanto questa perché cosa. Abbiamo detto che è una cosa attuale, perché partiamo da questo ragionamento degli scrittori. Oh my god, stop. Wow. Ladies and gentlemen, we've got Mike Keksich live online. Oh wow. Hi Mike. I know our sound arrives well before you can reply anything by commenting, but thanks for joining. Mike Keksich è un master penman dello Yampeth. Excuse me if I explain this in Italian, but this is an Italian live, okay? We're talking Carolingian, we're learning Carolingian, and doing it in its skeleton form in monoline. Vi dicevo, Mike Keksich è un master penman dello Yampeth, è bravissimo ed è quello che ha fatto la variazione appunto sottile che sta sulla copertina della 23esima edizione dello Speedball Textbook. Se non sapete che cos'è, andate a vedervela. È
il manualetto che abbiamo fatto vedere tante volte, questa è l'edizione aggiornata, lui ha fatto la 23esima. Quella precedente Ha rispetto a fatto quella. una variazione splendida. Insegnerà per lo European Pointed Pen Collective il workshop. Il famoso corso che tu ci avevi Esatto. anticipato. Allora, lui parte e fa, ha sempre a punta sottile, ci insegna in marzo variazione di black letter e onciale. La black letter e l'onciale sono due stili, lo sappiamo, che sono fatti a punta larga, a punta tronca, e lui le ha fatte a punta sottile, sono molto interessanti. Il weekend del 1° maggio insegna la sua variazione del copperplate a punta sottile. Quindi Vabbè, un'occasione da perdere, un'occasione da non preparate le dita per perdere. registrarvi perché non ve la potete perdere. Esatto. Wow, che bello. Bene. Bene. Allora, torniamo a noi. Andiamo con la telecamera dall'altra Sì. parte. Vai così, gatto permettendo perché stasera Infatti ho. è un intruso, sentiamo che c'è un intruso. Ma lo senti? La Sì, vedi? sì. È qui che ha deciso che sta qui. Allora. Dunque. Quanto qua ci sono un po' degli esperimenti fatti con la nostra. Dopo ne parliamo, Sì. dopo ne parliamo. Vediamo, Andiamo vediamo. con gradi. Allora, io purtroppo qui ho 1000 riflessi, quindi vediamo se riesco a farvi vedere. E non è a fuoco, giusto? Oh sì, si vede? Si vede, Marta? Non è molto a fuoco, non si riesce tanto bene a leggere, però si capisce più o meno. Allora, adesso, vabbè, provo ad avvicinarli. Ok, allora, aspetta che trovo Tour. Oh, ok, eccolo qua, lo vedete Tour? Esatto, sì. È Perfetto, è stato il adesso centro di tutto. esatto dove è nato, dove era Alcuino, bla bla bla, ok? Quella lì è la Francia, quindi loro stavano, aspettate, che devo cercare, stavano qui ed erano, insomma, direi al nord della Francia. Invece, quello che interessa a noi, qui c'è l'Italia, eccolo qua. Vedi che Pavia, Monza, Milano, erano tutti scrittoria. E poi scendendo, vabbè, Ravenna è uno famosissimo, e vedi, si ferma a Montecassino. La cosa si ferma a Montecassino perché in realtà ce n'erano tantissimi anche nell'area della Germania, quindi Renania e Sì, Svizzera, nell'Hard eccetera. Europa è stato era Sì, molto molto fitto di scrittoria. esatto. Allora, questa qui invece è, boh, adesso siccome è metà dello schermo si vedrà davvero poco poco. Sono quattro manoscritti che abbiamo tirato fuori, adesso vi dico dove sono stati fatti, che sono stati scritti nello stesso secolo, a distanza di qualche anno uno dall'altro, in quattro posti diversi. E si vede che la mano è diversa. Adesso provo ad avvicinare, vediamo se si nota. Poi magari la pubblichiamo così. Questo Sì, così si può la qui che sto rendiamo inquadrando adesso. accessibile. Esatto. Quello che sto inquadrando adesso è stato fatto a Tortona. Non vorrei prendere uno sfondone, ma credo che Tortona sia in Piemonte, giusto? Sì, io so che sì. Ok. Poi quest'altro, guardate che le lettere sembrano uguali, ma poi alla fine ci sono delle differenze, no? Quest'altro è quello fatto a Bobbio, eccolo lì, secolo IX, e su questa qui, secondo me, guarda qui Marta, voglio farti vedere questa cosa. Allora, se riesco a star ferma. Dunque, da questa riga, che sembra fatta in mallo di noce ed è più chiara, a Sì. questa riga
hanno sicuramente cambiato l'inchiostro. L'inchiostro, no? Esatto. Qui si vede, aspetta, molto bene. Ma secondo me, aspetta che rimpicciolisco, secondo me è anche cambiato lo scriba. Nel senso, qui le lettere mi sembrano un pochino nella parte alta, un pochino più irregolari. Mentre questo qua sotto, vedi quanti svolazzi, cioè quanto lancia la penna? Si vede un po' di più. Sì, ad un'analisi più attenta sembra sì, che sia tipo... o cambiato lo scriba oppure ripreso. Ma no, però il modo di fare sì. le uscite dalle lettere. Ma anche scritto più grande. Un pochino, sì, forse un pochino più grande. Più grande. Ah, sì. Ed è molto bello, no? Sì. Questo qui è Aquis Grana, Germania. Qui siamo in Germania. Qui e infatti proprio la rotondità della... Però ci sono i serif già che vanno in su, lo vedi? Sì, però comunque è bello pieno. E questa è, aspetta, questa è proprio Tours, è l'abbazia di San Martin de Tours, e questa è l'interlinea molto più larga, scritta tanto più piccola, insomma, vedete quindi che la differenza di mano si vede. Pur basandosi sugli stessi principi dello stile, c'è questa mano diversa che crea proprio un pattern diverso. Sì, decisamente. Allora, aspettate che levo di mezzo sto filo. Tu questa settimana hai provato i pennini, eh? Hai visto? Sì. Molto, molto divertenti, wow. No, l'immagino. Li ho solo provati molto velocemente, ho fatto qualche cosa, ma devo dire che hanno delle grandissime potenzialità. Sì. Allora, visto che stiamo parlando dei tuoi pennini, ci vuoi far vedere un pochino più da vicino le parole scritte con quei pennini? Allora, c'è questa... anche Michele! Ciao Michele! Ciao Michele! Perusin! Sì, l'ho visto passare. Allora, fammi riprendere il pennino che ho usato. Boh, forse questo. Allora... Allora, devo dire che, come mi ripeterò, ma insisto, sono davvero divertentissimi da usare, perché creano proprio un effetto. Non sì. so come spiegare, creano proprio l'effetto. E, il fatto che rilascino molto, che rilascino questo tratto grosso, dosando comunque l'inchiostro, non rilasciandone troppo, ma rilasciandone il giusto, sono proprio davvero divertenti. Ci sono tante misure, qui ho usato, boh, forse credo il 5,5, il 5, non me lo ricordo, però allora, l'altezza della scritta sono 5 mm. Sì, allora quindi hai usato uno piccoletto. Sì. Ho usato una piccolina, volevo anche provare a lasciare il testo molto pulito, abbastanza arioso. Sì. E ho giocato con la forma dell'occhiello della E e l'occhiello della A. Quindi creando una sorta di occhiello opposto, una forma opposta nella E. E niente, andando proprio a lasciare la rotondità di tutte le forme di questo stile. Bello, E, bello. Sì, oddio, è un primo tentativo, però sicuramente andrò ad approfondire la cosa con altre prove. E poi sulla tua stregua del tuo Mi interessava però fare questo ragionamento, Marta, perché a seconda dello strumento che utilizziamo, possiamo concentrarci sulla forma della lettera oppure dobbiamo concentrarci sul bianco che lasciamo. Più si
ingrandisce la punta dello strumento che usiamo, e più dobbiamo smettere di pensare allo scheletro della lettera e imparare a guardare, perché se io ho uno strumento che mi lascia questo tipo di segno, devo essere consapevole dello spessore, no? E devo stare attenta che non devo fare lo stesso movimento che farei con un monolinea. Devo fare un movimento che qua dentro mi lasci la forma tonda, quindi devo allargare, no? Sì. E questa cosa, se andiamo ad utilizzare anche dei marker a punta grossa, a punta tonda, insomma un po' importante, è una cosa che dobbiamo abituarci a vedere, no? Sì, lo scheletro non è solamente la direzione della linea, del tratto, ma è anche il vuoto che lascia, l'analisi del Eh vuoto sì, che lascia. eh sì, eh Quindi sì. è l'unione delle due cose. Quindi, come dici tu, Super giustamente, quando importante. andiamo a sostituire lo strumento, quindi anziché utilizzare una matita, anziché utilizzare una penna, andiamo ad utilizzare un pennino, allora a quel punto devo eseguire quella lettera in base allo scheletro, quindi con le linee e la direzione che devono avere, però allo stesso tempo lasciando invariato lo spazio negativo che la lettera lascia sul Esatto, foglio. esatto, esatto. È proprio un Quindi sì, esercizio è ottico diverso, esatto. Quindi ecco, quando si va a scrivere in monolinea lo si fa guardando anche queste cose, non semplicemente la linea, ma anche la non linea. Ciao Esatto. Ciao Elena, che è arrivata nel frattempo. Elena. E la stessa cosa, oltre che con gli speedball, punta piegata, sia tonda che quadrata. Oltre che con loro, con questi pennini qua, stesso ragionamento dobbiamo imparare a farlo quando usiamo i pennini a punta tronca, perché anche loro lasciano un segno spesso, no? Quindi devo essere ben consapevole che se io faccio con questo pennino qua una lettera in onciale, che con un monolinea farei in questo modo, se la traccio con questo qui, non posso farla della stessa misura, devo farla molto più larga. Cioè, Esatto, sì. devo guardare il segno che lascio fuori, non posso partire da qui e andare giù, no? Devo guardare il bordo interno, in questo caso, che è il destro, quindi partirò da qua per fare il segno, esco. E poi vado a guardare il bordo del pennino che mi fa il perimetro interno, no? Non guardo più il segno, ma guardo quale spazio sto tagliando. È vero, Bene. sì. Ok, allora, io quando ho visto il post di Melissa oggi, ho provato a fare delle variazioni, perché l'unicità poi alla fine si vede anche da come uno gioca con le lettere, e con il monolinea si può giocare tantissimo, no? Ho provato a fare questi occhielli fregandomene un pochino delle regole, perché lo sappiamo che la carolingia formale l'abbiamo vista agli occhielli non grossi, no? Però a un certo punto uno può dire, boh, vediamo che cosa succede quando raddrizzo il segno, lo faccio un pochino più grande, lo faccio un pochino più chinato, tutte queste Stravolgono cose un qua. po' le proporzioni. Stravolgo le proporzioni, ma do un po' di vitalità, non lo so come dire, Sì. no? Alla scrittura. Si gioca un po' con gli strumenti che ci offre questo tipo di scrittura, quindi andando a Esatto. giocare con le proporzioni si va a creare una sorta di movimento, di dinamismo e di effetto finale ad un testo che può Esatto, diventare esatto.
sdrammatizzato, può diventare giocoso in base al contesto in cui noi lo andiamo ad inserire. Sì. Come si fa questa prova con una lettera? Ovviamente si fanno le prove anche con le altre, perché poi quando vogliamo creare un testo dobbiamo avere sempre in mente che c'è un feeling generale, no? Non posso fare ciao Ani, hi. Ani ci segue dall'India e a quest'ora lei è notte fonda praticamente. E dicevamo, quando vado a creare un testo voglio che abbia una sua omogeneità di forme, che ci sia un feeling, non che una lettera è fatta in un modo, un'altra lettera è fatta in un'altra. Quindi se decido che faccio gli occhielli, probabilmente, no? Adesso lo facciamo per ragionare. Se decido che faccio gli occhielli delle E così, magari andrò a cercarmi una forma della A che riprende un pochino questo spazio qua. Che abbia una pancia un pochino più tonda. Certo. Esatto, esatto. Idem con tutte le altre lettere. Insomma, si fa un pochino anche di ricerca nell'alfabeto che stai costruendo, no? È da perderci un po' di tempo, è da fare delle prove, però è tanto bello sperimentare così. Sì, e non bisogna stravolgere tutto, diciamolo. Non sempre per creare qualcosa di originale, di unico, bisogna pensare a chissà che cosa. Esatto. È una piccola variazione che però ripetuta nel contesto di un blocco di testo crea la sua unicità. Esatto. Altra cosa che si può fare, noi fino adesso abbiamo visto solo la carolingia formale che è scritta sulla verticale rispetto alla linea di base, potremmo pensare di inclinare leggermente le lettere, no? Sono tutte cose con cui si possono fare delle prove e si vede se la cosa funziona, no? E abbiamo visto alcuni esempi anche di carolina leggermente inclinata. Sì, come no. Oppure cambiando, anziché mettere le lettere dentro il quadrato o il cerchio, insomma, dargli una proporzione quadrata regolare, si può anche pensare di alzare un pochino il nostro corpo lettera e di farle assomigliare di più a un rettangolo, quindi gli diamo un altro, no? O estremamente alte, si potrebbero anche fare. L'importante è che poi quando io vado a fare una N qua sopra, che mi venga un bel arco sì, rotondo, perché alcune delle forme della carolingia vanno mantenute, no? Beh, c'è da sperimentare, c'è da fare dei begli esercizi di stile. Sì, ma con tutti gli stili, non è... Allora, tra l'altro poi, hai visto, Marta, che quasi tutti quanti, questi qua, aspetta che stavo andando a vedere di nuovo i nostri amici calligrafi. Ciao, Roberta. La G, è entrata la Robby P, Sì. La G la fanno aperta. Quindi chiudere, sì, quasi tutti. Chiudere la G è una cosa che è venuta dopo, probabilmente. Facevano questa parte qua, poi facevano questa. Sei fuori camera. Ups. Non ti vediamo. Dove sono? Ecco. Ok. Quindi così e così, no? Sì, aperto. E questo pezzettino qua era completamente aperto, cioè non lo facevano proprio toccare, no? Così e giù. A me non fa impazzire questa qui aperta, però... Beh, però è una di quelle lettere in cui con cui si può giocare, Sì. Non lo so, non la identifico con una G, ecco, tutto qua, anche fatta più così. Va bene. Senti, invece, per la prossima settimana potremmo cominciare questa sera. Poco prima della diretta, sì? Io avevo trovato una bella poesia di Emily Dickinson. Però aspetta, prima di passare alla poesia, che è un testo che possiamo usare per scrivere, abbiamo qualcos'altro da aggiungere sulle nostre riflessioni della settimana?
Ma allora, abbiamo Ah sì, mi detto. è venuto in mente una cosa. Dici. Parlando di unicità, ci eravamo dette, di accennare all'importanza di studiare lo stesso stile con persone diverse. Esatto, stavo arrivando giusto lì. Ah, ok, scusa, allora vai, vai. No, no, continua, continua. Beh, è molto semplice il fatto che, proprio per il motivo che ogni persona ha una mano, unica alla fine, no? E ha elaborato uno stile in un modo unico, sarebbe importante, non dico all'inizissimo perché forse ti confonde questa cosa all'inizio, ma quando si ha un pochino di esperienza, sulle spalle, magari fare un corso con uno stile che si conosce già, ma con un insegnante con cui non abbiamo mai studiato. Esatto. Tra l'altro ci consente anche di, come dire, assorbire dei piccoli dettagli diversi, perché ogni insegnante vi trasmette qualcosa di diverso, no? È la sua esperienza calligrafica che mette nell'insegnamento e siccome ognuno ha la sua esperienza, ogni insegnamento è unico. E Esatto. è tanto importante questa cosa. Oltre ad assorbire queste piccole, queste sfumature, questi dettagli che ogni insegnante diverso ci può fornire, noi affrontiamo anche i corsi di uno stesso stile in nostre fasi diverse Anche, sì. nel nostro, diciamo, percorso di apprendimento. Perché è vero che uno stile lo possiamo imparare, lo sappiamo fare, lo sappiamo eseguire, però appunto perché tante cose le abbiamo assimilate, la nostra testa in un corso successivo con magari un altro insegnante è in grado di fare attenzione a tante piccole cose a cui i corsi precedenti non potevamo fare caso perché eravamo troppo impegnati ad assorbire le nozioni principali. Sì, Quindi sì. queste piccole Questi piccolissimi dettagli ci aiutano a crescere, a migliorarci. E Vero, questo vero. è molto interessante questo punto di vista. Sì. E un'altra cosa che volevo dire è di non avere paura di esprimere la propria unicità quando si scrive. Certo. Il non vergognarsi di presentare una propria, diciamo, interpretazione, cioè non interpretazione, però di presentare il proprio, che ne so, corsivo, inglese o altro stile, per paura che sia troppo diverso rispetto a quello che fanno i grandi calligrafi. No, assolutamente, Non, assolutamente. questo è uno scoglio che bisogna superare, è una paura che bisogna superare, perché la, sì. Anche perché, Marta, uno non è che condivide dicendo, ah, guardate io che faccio l'unica cosa vera in assoluto del mondo della calligrafia, No, ma capita? infatti, no, Tu no, no. fai il tuo lavoro, fai quello che sei in grado di fare in quel momento, che non sarà la stessa cosa che saprai fare tra un anno. Ma certo. E punto, cioè ognuno di noi ha tante fasi, no? Di apprendimento ed è bello anche tenere traccia delle fasi attraverso cui hai lavorato, sei passata, no? Sì, vero. Allora, immagino che tanti di noi saranno in zona rossa, diciamo per i posteri perché questa cosa rimane. Nel video che oggi è il 16 di marzo e noi tristemente siamo ripiombati nelle zone rosse a Esatto. causa del Covid, qui, e abbiamo un pochino tutti bisogno di Sì, speranza, dobbiamo no? trovare rifugio in qualcosa che ci faccia stare bene. Esatto, Nelle esatto. nostre quattro mura, nel nostro piccolo mondo ristretto dei tempi del lockdown. Sì, ma che ci faccia anche pensare positivo fuori Sì. dalle quattro mura, no? Sì. E
C'è una bellissima poesia di Emily Dickinson che si intitola proprio La speranza e parla del fatto che la speranza, per quanto tu possa attraversare tempeste impetuose, eccetera, eccetera, ti dà sempre forza. È un testo breve, sono tre frasette. Io adesso qui sono riuscita a scriverne solo due. Ma potete Mettiamo prenderla poi nelle storie o anche, la sì. metteremo magari nelle storie o visto il titolo la potete trovare Sì. tranquillamente Se su cercate Google. Speranza Emily Dickinson vi viene subito fuori questa cosa. Ed è uno spunto anche per iniziare, visto che abbiamo ragionato tanto di lettere, eccetera. Possiamo anche magari trovare in settimana un esemplare di Carolingia che può essere utile a tutti, tanto ci sono in rete, insomma, in modo che uno si tiene l'alfabeto Un sotto il alfabeto naso. sotto, esatto, sotto il naso per all'occorrenza consultare quando si ha qualche dubbio o si Esatto, voglia esatto. ampliare qualche lettera in particolare. E poi lì veramente bisogna iniziare a scrivere, no? A fare delle cose che rimangano, che possano essere utilizzate. Io vi invito nuovamente, perché ne abbiamo parlato anche in altre dirette, a scrivere ai vostri amici, mandate lettere, scrivete. Se non potete andare all'ufficio postale, perché adesso ci sono le restrizioni e tutto quello che volete, lo scrivete come se fosse una cosa da spedire, lo fotografate e poi glielo mandate in forma fotografica. E quando ci saranno le condizioni per, uno va a spedirlo. Ma intanto lo avete scritto e avete fatto esercizio. Quindi. Esatto. Io sono una grandissima sostenitrice, so che lo sei anche tu, di queste manifestazioni cartacee che arrivano nelle mani degli altri e allo stesso tempo al cuore delle altre persone, perché sono cose che fa piacere fare, donare e allo stesso tempo fa piacere ricevere. Sì. Vogliamo dire un'ultima cosa e poi scriviamo un pochino. Che ore sono? Madonna, sono già le 9:40. Sì. Allora, se fate una cosa un po' lunghetta, aspettate che provo a allontanare, vediamo se si vede un po'. Ok, un po' di più. Io poi non ho mai capito se si arriva a fuoco da solo o che cosa fa. Sì, sia a Non lo so. fuoco, sia a fuoco. Ok. Allora, dobbiamo stare attenti. Aspetta, perché mi sa che sto fuori. Quando si fa un blocco di testo, bisogna stare attenti a non creare i fiumi di spazio, quello che chiamano proprio fiumi. Cioè, metto le parole in modo che gli spazi sono tutti allineati e che l'occhio va a vedere il bianco che si crea. No? Bisogna stare attenti a questa cosa qua. Quindi se fate magari questo testo qui, che è un pochino più lunghetto di quello che di una frase sola, insomma, che possono essere due righe. Se scrivete due righe, chi se ne frega, è super semplice, lo vedete al volo. Ma mentre fate un testo lungo, siete talmente concentrati a fare tutte le parole giuste, eccetera, che la prima volta che lo scrivete, non fate caso se nell'impaginazione state creando i fiumi, no? Lo vedete solo quando avete finito. E questa cosa qua vi costringe poi a fare un'altra bozza, un'altra bozza, un'altra bozza. Fare la matita, in questo caso, forse, visto che comunque stiamo lavorando con degli strumenti monolinea che lo consentono, una matita leggera, leggera, vi consente già di vedere com'è il risultato finale. Quindi, quando affrontiamo un testo lungo, attenzione ai fiumi. Solo questo. Ottimo consiglio. Bene. Allora, tu nel frattempo ti sei trovata la poesia per scriverla? Io sì. Ok. Trovate. Adesso chi vuole scrivere con noi, scriviamo, ce la facciamo a scrivere almeno le prime quattro righe della poesia? Ma direi di sì. Queste qua.
Allora, io mi devo fare le righe perché non me le sono fatte. Abbandonare i quadretti è stato un trauma, nel senso che le prime prove che ho fatto erano completamente toppate nella spaziatura tra le parole e nella spaziatura tra le lettere. Quindi vedete che ero talmente concentrata a fare bene le forme che... Allora, Alessandra ci chiede... No. Non ho capito, i fiumi sono tra riga e riga o tra parola e parola? Sono tutte e due le cose, Alessandra. Quindi se io avessi adesso qua... Aspetta che voglio verificare se ho inquadrato bene le mie righe di testo. Solo che qua non si aggiorna, ci mette un sacco ad aggiornarsi. Ok, sì, così dovreste vederlo. Se avessi disposto in modo diverso le parole, avrei potuto vedere, non so, un fiume che passava qui, poi magari qui c'avevo un altro spazio, ci vado sopra, ormai lo rovino. Magari passava qui, poi passava qui, poi passava qui. Quando l'idea hai del rigagnolo che passa tra i sassi, esatto, del fiume rende bene, esatto, l'idea. Esatto, proprio, sono proprio fiumi di spazio, no? che si creano. Per non farli creare devi mettere le parole in modo che l'occhio non noti troppo quel bianco, no? E dargli un'alternanza. Ci sono dei testi che sono scritti benone, ma dove poi vedi che boom, ci sono dei fiumi bianchi che scendono. E, in quel caso e sono... cosa fai, Cecilia? Cioè, sposti le parole in base alla... Devi decidere su un altro... Devi cambiare layout. Devi cambiare layout. Esatto. Oppure se stavi andando centrato, per esempio, e qui, non so, avevi cinque parole, devi fare delle prove e vedere se ne tolgo una e la sposto nella linea successiva e qui me ne rimangono quattro. Riesco, centrandolo, a evitare il fiume? Se funziona bene, ecco perché vi dico, cioè, prima di arrivare a un definitivo, a volte ci si mette tanto, perché non è che siamo dei computer, no? Dobbiamo vederle, certo, le cose. E, sì, si gioca sull'impaginazione, si cambiano. Tra l'altro poi, questa cosa qua, se non ricordo male, c'è anche su Foundations of Calligraphy, il libro di Sheila Water, dove parla di... layout in fondo. Ah sì, ci sono delle sezioni e c'è proprio una cosa e fa vedere che lei prepara tantissimi layout a matita. Adesso vabbè, non mi sono preparata la pagina, quindi magari vi tengo qui però questi qua, per esempio, questi che si vedono in questa pagina sono tutte bozze e li ha fatti forse non a matita o adesso io non so, non mi sono letta tutta, ma sono tutte bozze, quindi vedete quanto lavoro c'è prima di arrivare a un definitivo, insomma. Assolutamente sì. Ti ha fatto rovinare la tua bellissima pagina. Però ho capito, Alessandra. Allora, l'angolo di Ciri Bink, mi stanno andando in mezzo agli occhi, non so come ti chiami, perdonami, ci chiede, ma scusa, perché non usi un rigatore sotto al foglio invece di stare a fare le righe ogni volta? Allora. Allora, come ragionamento non fa una piega, però a volte... servono, non si ha sempre il rigatore pronto per il tipo di scritta che si vuole fare. Ti dico anche un'altra cosa, Marta. Allora, io porto gli occhiali per vedere da vicino ormai e mi è calata davvero tanto la vista. Oh, ok, ti chiami Lina, bello.
E quando ho le righe, ma non solo io, no? Quando scrivi su una riga e l'occhio vede immediatamente il limite, fai meno errori. Mentre quando vado a lavorare con un rigatore e sono in questa situazione, tra l'altro questa è una carta un pochino più spessa di quello che dovrei usare col rigatore sotto. Esatto. L'occhio intravede la posizione della riga, Sì. quindi l'errore scappa. Sì. C'è meno accuratezza del segno, Anche credimi. perché a volte andando ad utilizzare una carta non proprio trasparente, l'utilizzo del rigatore sotto resta un po'. Cioè, col Sì, rigatore sono. sei sempre comunque vincolato all'utilizzo o della lavagna luminosa che ti va ad amplificare i lavori di trasparenza, oppure ad un Perdonatemi, eh. foglio molto, molto, molto sottile. Allora, perdonatemi. Io vi faccio un esempio. Questo qui è un cartoncino semplicissimo da acquerello. Posso provare a usare la lightbox sotto, ma so già perché l'ho provato che già con questo qui, che non è spessissimo, vedo male. Ma perché io devo impazzire a guardare quando con 5 minuti faccio le mie righe e sono precisa. Cioè, abituarsi a fare queste cose qua non è che ti fa sembrare più stupida, eh? E gli altri, quelli che usano il rigatore, sono i furbetti del quartierino, quelli che trovano le scorciatoie. Perché credimi che in calligrafia le scorciatoie non pagano. Questo fa parte della preparazione dello spazio di lavoro anche con le linee di base, i vari riferimenti a matita, eccetera, fa parte della preparazione del progetto. Anche, Ti introduce esatto. anche, ti fa entrare nell'anima del progetto. Però diciamo anche solo per il fatto che ci vedo meglio e sono più accurata con il lavoro che faccio, Assolutamente. preferisco fare così. Poi Sì. chi vuole usare la lightbox la usi tranquillamente, niente da dire, la uso anch'io per tante cose quando riesco a Credo usarla. che in base a quello che devi fare c'è il giusto approccio. Sì. Adesso, sempre in barba a tutti i tempi, per fare le prove, poi per il definitivo le righe ci stanno. Boh, sì, potrei anche fare le prove con la lightbox, con il rigatore sotto. Adesso per questa sera, visto che è una cosa che rimane in un video e comunque, non lo so, non potrei, credo di non riuscire a No. usare la lightbox, spara troppo nel video. Così. Comunque, vabbè, ne abbiamo parlato, Lina. Grazie della domanda perché sono cose di cui Grazie bisogna parlare, bisogna parlare, bisogna confrontarsi mille. Sì. anche su Quelle queste cose cose qua. magari tecniche che lasciano sempre un po' di dubbi su come iniziare un progetto, no? Però è una cosa abbastanza libera, insomma. Allora. A volte ci si arriva anche con l'esperienza, a determinate soluzioni. Sì, mano a mano che fai le cose, Sì. poi più progetti. Ecco perché dicevo, ne parlavo con le ragazze del mio corso del mercoledì, di iniziare a fare dei definitivi per fare pratica, no? Quando ti metti a fare esercizio e pensi di essere arrivata a un certo livello, nel senso che ormai, che ne so, la struttura delle lettere le conosci, tutte queste cose qua. Invece di continuare a scrivere per sempre delle parole o delle cose senza senso sui fogli di pratica, si prende un cartoncino e si scrive una frase, no? Se viene bene, la usi per mandare magari un saluto a qualcuno, eccetera. E se Vero. non è venuta male, la giri, usi il retro e via. Cioè, è Esatto. sempre un esercizio. Vero. Però c'è un impegno diverso quando pensi di fare un definitivo. Tanto. Esatto, e Quell'impegno fa che a volte fa la differenza la anche. differenza, Sì, 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 sì. la fa la differenza. Allora, la speranza. Andiamo a Io scrivere non. queste quattro Vai. righe. Ok. Vediamo chi scrive con noi, e dopo tanto se condividete le vediamo le cose. Allora, mi sta scomparendo.
La speranza è quella cosa piumata. Ma vediamo se riesco a fare una cosa decente. Aspetta che io sto ancora litigando con... Ok. Voglio provare a fare... vediamo se mi viene. Ah, non vi dico la fatica che sto facendo per vedere dove scrivo. Mamma mia. Però devo dire che, allora, poi ce lo confermerà qualcuno, spero, che una volta assimilate le forme delle lettere, è davvero molto divertente da scrivere. Perché è bello pieno, è bella, Sì. cioè, è uno stile bello rotondo, cioè bello paccione. Sì. E poi comunque hai visto, Marta, che non so se tu te ne sei accorta questa settimana usandola, ha un ritmo che la fa sembrare quasi corsiva. Sì, infatti te lo volevo dire, il fatto che tu dicevi che ha un ritmo tutto suo è molto vero. Sì. Lo si sente proprio scrivendolo. Forse col pennino ancora di più che con la Sì, penna stilografica o col marker. col pennino ancora di più, è vero. Quindi adesso tutti a provare col pennino. No, no, adesso senza scherzi, se lo avete in casa provatelo, nel senso vedete che cosa succede. Senti, ho visto che hanno la stilografica anche a punta tronca, va bene anche quella. Ho Ah, sì. visto che diverse persone ce l'hanno, la stanno usando. Allora, alla fine io sto avvicinando troppo le lettere. Ho desistito a fare la gambetta alle I. Ho fatto la versione più modernizzata, diciamo. Io sto scrivendo grandissimo. Ma perché hai la penna grande? Non ti sto guardando, scusa. No, una penna gel, normale. Vabbè, può essere un effetto anche Sentiamo questo. che penne usano loro invece. Dai, diteci. Scriveteci, no? Diteci. Che Scrivete, tra scrivete. l'altro, scusate, eh. Ma noi possiamo andare in diretta con qualcuno di loro? Secondo me sì. Tu dovresti avere i comandi Io qui. questa sera che hai iniziato la diretta. Sì, io ho i comandi di tutto. Ho iniziato a tremare. Non scherzo. No, vabbè, ovviamente dobbiamo avere il consenso di chi viene qui, nel senso non è che... Assolutamente. Sì, comunque, la stilografica delle elementari, wow. Chi è? Sempre Lina. Dai, Lina! Mitica! Che bello. Ma qualcuno vuole venire in diretta con noi? Pochi Vediamo chi c'è, chi c'è. minuti, eh? Non... Sappiate però che ovviamente il video poi dopo va su YouTube, quindi se venite Assolutamente, vuol dire che acconsentite ad essere... ad essere presenti con il vostro bel viso, il vostro bel foglio su cui state scrivendo, anche su YouTube. Però, tipo, ad esempio, un nome a caso, Noemi. Che sei lì, bella online, che ci stai a guardare. Eh? Che ne dici?
Ti va? O qualcun altro assolutamente se la sente di venire un attimo in diretta a farci un saluto, così proviamo anche questa funzione della diretta in più persone. Ho paura che in tre poi lo schermo diventi veramente minuscolo, non si possa fare granché. Allora, ci chiedono: what style is this and where could I get an exemplar? Looks lovely. Ok, allora. You can search online for... Carolingian. This is Carolingian. And there's plenty of exemplars online. So, and this is Monoline Carolingian. Yeah, and it was... It's done with a broad edge pen. Ah sì. Ma tu ce l'hai i tuoi... I tuoi... Come si dice? Le tue prove... You're so welcome! Le tue prove di punta larga? Meglio che non te le faccio vedere. Già ride. Ok, va bene. Allora, sto facendo delle prove ovviamente, anche perché con la punta larga entra in gioco anche il fattore carta, il fattore inchiostro, che però è un pochino più arduo trovare il giusto equilibrio fra tutti questi fattori, quindi sto ancora nel mood del trovare ricerca. Una sorta di equilibrio, esatto, però ecco, per quel poco che ho provato, la Carolingia anche con la punta tronca viene ed è divertente. Allora, vi devo dire che questa settimana, no, non questa settimana, però da 2 giorni più o meno, mi sto divertendo tantissimo su Clubhouse. Ma io allora... Io ti ringrazio per avermi trascinato in questo Clubhouse. Ho fatto un errore. Ok, vabbè. E io però devo ancora capire come funziona. E quindi io magari appaio, poi scompaio. Perché sto ancora cercando di capire i vari meccanismi di tutto questo nuovo sistema che... Ah, guarda. Ma vedo che tu sei molto attiva. Perché voglio capire che cos'è e come funziona. È un'applicazione ancora in fase beta, quindi la puoi scaricare, funziona solo su iPhone, la puoi scaricare ma non entri non è a registrazione volontaria, ti devono invitare. L'ho notato perché mi devi diceva avere un invito, benissimo, sì. Sei registrato, adesso aspettiamo che qualcuno adesso ti sei lì in una fare. Stanza e aspetti, sì. Esatto. E io, bene, molto bene. Per fortuna ci sei stata tu che mi hai avuto compassione. E mi hai fatto accedere in questo nuovo mondo. È un social vocale. Non ci sono immagini, è solo vocale, quindi ci sono delle stanze dove si svolgono delle conversazioni, tu vedi l'argomento della conversazione, chi sta
chi l'ha organizzato e se vuoi entri, puoi uscire in modo molto discreto. C'è un pulsante che dice leave quietly, cioè tu te ne vai e li abbandoni così. Cioè così senza camminando all'indietro senza farti vedere. Tipo, esatto. Però devo dire che a me è capitato fino adesso di trovare tutte room, stanze molto interessanti, dove e il giovedì sera c'è una stanza organizzata da una calligrafa che sta negli Stati Uniti insieme a Paul Antonio e hanno sempre degli ospiti, e la domenica sera invece ce n'è un'altra sempre di calligrafia dove si parla di argomenti inerenti alla calligrafia ed è proprio una chiacchiera, no? Poi si possono fare domande agli speaker, eccetera. E anche lì la domenica sera parlano, domenica sera nel senso tipo sei e mezza, sette, una cosa del genere, parlano sempre di cose inerenti alla calligrafia o la pratica, gli stili, le risorse, tutte queste cose qua. È una condivisione molto diversa e molto agli antipodi, se vuoi, rispetto alla calligrafia, perché che è tutta basata su sul visuale, no? Perché è un'arte visiva. E devo dire che mi sta piacendo molto perché è molto più spontanea la condivisione lì, è proprio come essere a chiacchierare con le persone. E in questo momento forse è la parte che ci manca di più, no? Sì. Quindi quando si entra nella stanza, si entra in un dibattito. Sì, è come avvicinarsi a un tavolino dove ci sono delle persone che parlano. Ok. Quindi tu le senti che stanno parlando, puoi vedere chi è nella stanza insieme a te. C'è una parte in alto nello schermo dove ci sono gli speaker. Tu puoi alzare la mano, loro ti fanno salire, quindi l'audience è tutta sotto, come se fosse una platea, ok? E invece on stage, lo dicono proprio così, quindi sul palco, nella parte alta, ci sono l'organizzatore, il moderatore, tutti quelli che intervengono per dire qualcosa. E se tu vuoi fare una domanda, alzi la mano, loro ti fanno salire sul palco. Quindi vai per un attimo là sopra, ti danno la parola, c'hai il tuo microfono che puoi fare unmute. Chiara, sì, come una trasmissione radiofonica con diritto di parola, sì. Ma vi devo dire che stasera, prima di venire in diretta, stavo seguendo una room sugli investimenti negli Stati Uniti e c'era gente di calibro, voglio dire, avvocati internazionali, cose, non è una cosa da ragazzini, è sta Clubhouse. Quindi, insomma, se volete farci un giro, avete un iPhone e volete farci un giro, ci trovate anche delle cose tanto interessanti. Sì, ha fatto, diciamo, scalpore, no? Nel senso che, non scalpore, in senso positivo, il fatto che è successo che ci si ritrovasse in una stanza assieme a persone del calibro di Elon Musk piuttosto che altre persone molto 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 esatto. importanti nello scenario. Sì. Ma ci sono attori eccetera, sono già tutti lì, cantanti, gente. Bene, dai, allora andremo anche qui piano piano a addentrarci in questo mondo. Io mi sono fermata alle prime quattro strofe, tu sei andata avanti, brava. Sì, però adesso mi fermo anch'io. Lo stanno sviluppando, Valeria. Hanno fatto, credo, una room apposita per fare dei comunicati, perché lo dicevano proprio oggi, delle persone che hanno assistito a questa chiacchierata. Tra l'altro, dicevano che dopo gli Stati Uniti la comunità di Clubhouser più grande al mondo è l'Italia. Sì? Siamo,
Siamo in prima linea. Siamo dei chiacchieroni. Perché siamo dei chiacchieroni, brava, sì. Hai detto bene, Marta. Vabbè, quindi se vi va, noi il giovedì sera, vabbè, è in inglese perché è una cosa aperta a tutto il mondo, però ci sono queste due stanze interessanti di calligrafia. Sì. Allora, anche se non si sa parlare inglese, però entrare e ascoltare magari qualcosina si può capire, comprendere. Sì, certo. Certo. Eccoci qua. Bene. Ragazza, ci salutiamo? Abbiamo fatto anche noi, anche questa sera abbiamo fatto un pochino di lettere, dai. Non chissà, aspetta che mi giro, eh. Allora, oddio. Bene. Arrivo. Il cavo. Che poi tutta questa cosa qua, io armeggio come se fosse una cosa, una chiacchiera tra amici, e mi dimentico che questa cosa va su YouTube. Niente. Tutte le mie... Siamo genuine. Ok, dovrei essere sempre perfettina, invece no, vedete? No, che... dobbiamo essere spontanee. No, ma va bene, è bello anche così. Vere. Esatto, ruspanti. Molto bene. Nessuno è voluto venire sul palcoscenico con noi. Ma adesso pazienza. Recluteremo qualcuno per prossima settimana, dai. Sì. Che sì. Poi tu sei troppo educata, cioè se fossi stata io avrei martellato Noemi fino a sfinirla e l'avrei praticamente trascinata nella stanza, Sono un po' nella diretta. dimenticata perché abbiamo iniziato a parlare di Clubhouse, allora Ah, sì, ci siamo distratte. Sono un po' distratte, sì. Ti è andata bene, Noemi? Ti è andata bene. Melissa, Melissa, volevo buonanotte. chiamare lei, ma starà mettendo a letto la bambina. No, Dai, carina. per la prossima volta ci organizziamo. Ah, mi ha dato l'ok. Fermi, sei reclutata per prossima settimana. Ok. Anzi, vogliamo una cosa tipo entra Noemi, poi esce Noemi, entra un'altra, eccetera. Facciamo una cosa. Potete sempre contare su di me, perfetto, Allora, perfetto. sì, allora la prossima volta, vabbè, anche se sei in ciabatte, Melissa, non è che ti vengono a vedere i piedi, Basta che, esatto. cioè, Tu va devi bene. sapere che l'outfit sotto dalla vita in giù, per tutti quelli che Allora, fanno le dirette, è proprio una cosa pietosa. abbiamo imparato qualcosa dallo smart working? Che ci si mette solo la giacca sotto, si può stare in pigiama. Tutti in tuta, esatto. Sì, dai, così ci conosciamo tutte. No, dai, allora, per la prossima volta ci organizziamo, sentiamo magari prima, ci mettiamo d'accordo magari prima con qualcuna di voi che se la sente. Se ve la sentite, scrivetecela così. Apriamo Tutte Lilli Gruber, questa. tutte mezzo busto, esatto. Tanto, sì. Alessandra Mandi. Grazie, bellissima chiacchierata, grazie perché condividete con noi il vostro talento. Guarda, io di talento me ne sento proprio poco. No, Però. soprattutto sulla Carolingia è un percorso che stiamo facendo insieme, perché Sì, vedete anche sì. voi che si impara piano piano anche noi, quindi Tra poi l'altro, ci la sta che prossima. ognuno di noi ha un livello diverso, però non lo si deve nascondere. No, no, esatto. La prossima settimana, se usiamo se usiamo tutti questa poesia di Emily Dickinson, potremmo magari far vedere le prove che abbiamo fatto in settimana, no? E fare quella famosa autocritica di cui avevamo parlato in una puntata delle chiacchiere monolinee, che è super importante. Proviamo a farla anche sulla Carolingia, l'avevamo fatto sull'Italico Monolinea. Sì. Sarebbe interessante vedere, no? Quindi teniamoci tutti quanti i pezzi che abbiamo fatto in settimana di pratica e su quello ragioniamo. Così Ok. magari vediamo qualche forma di lettera, ci aiutiamo a vicenda. Bene, grazie Ottimo. Federica. Bene, dai, abbiamo Grazie fatto Alessandra. la nostra bella oretta abbondante.
Direi che è il momento, dai, di salutarci, di andare tutti a riposarci. Se a qualcuno mancano le puntate precedenti, le trova sugli IGTV oppure su YouTube, YouTube. trovate tutto. Sì. Ci Esatto. vediamo martedì Ci prossimo. vediamo martedì prossimo. Grazie a tutti di essere stati con noi anche Buonanotte a stasera. tutti. Ciao. Ciao. Ciao.